Ciao, nel video di oggi vi faccio vedere i prodotti che ho terminato negli ultimi mesi. È un secolo infatti che non registro video e quindi si sono accumulati nel frattempo un pochino di prodotti. Ho terminato la tinta, quella washout, quindi quella che dopo un paio di lavaggi va via, della L'Oreal Colorista. Mi piace molto perché comunque il colore sui capelli è evidente, si vede, resta abbastanza a lungo, quindi 2, 3, 4 lavaggi, anche 4 lavaggi resta e consente appunto di giocare con la colorazione abbastanza tranquillamente perché comunque non va né a rovinare il capello né comunque a restare poi sul capello a lungo. Ho comprato questa, poi ho comprato anche quella più fucsia e mi piacciono entrambe. Non mi è piaciuta invece la maschera per capelli della Pantene, questa qui, la multinutriente, la trovo una maschera assolutamente inutile, non ha fatto niente sui miei capelli. L'inci è pessimo perché comunque come secondo ingrediente, anzi terzo ingrediente è un dimeticone, quindi diciamo non è proprio il massimo e non mi è piaciuta perché comunque anche avendo dei siliconi all'interno avrebbe dovuto comunque dare una parvenza di capelli più belli. In realtà non era così. Due maschere che invece mi sono piaciute moltissimo sono della Fructis l'Hair Food alla banana e l'Hair Food papaya. Le trovo due maschere assolutamente valide, hanno il 98% di elementi di origine naturale e fanno il loro lavoro. I miei capelli ultimamente sono diventati molto secchi e anche grazie a loro si stanno un pochino riprendendo. Sto facendo comunque una serie di trattamenti che possano consentirmi di riprendere i capelli perché comunque facendo spesso la decolorazione in casa si erano rovinati e quindi anche seguita dal parrucchiere e utilizzando soprattutto anche queste maschere si stanno riprendendo moltissimo e continuo a ricomprarle. Tant'è che mi sono piaciute talmente tanto che le trovo come valore molto simili alla maschera della Coco Eve, questa qui, quella Like a Virgin della Coco Eve, appunto, Coco e Eve. Anche questa mi piace molto, questa è 100% vegan, certificata PETA, comunque appunto è un'ottima maschera. Quello che però non mi piace è il costo eccessivo. Una confezione del genere, quindi da 60 ml costa circa 20 euro e la trovo una cifra assolutamente esagerata. Queste della Garnier costano sui 6 euro, 6 euro e qualcosa, ma sono 390 ml e il rapporto qualità-prezzo di queste è ottimo, quindi ho smesso di ricomprare quella della Coco Eve a favore di queste perché appunto c'è risparmio e c'è anche comunque una quantità maggiore. Sempre per il discorso del tentativo di recupero dei capelli danneggiati, ho inserito anche della Douglas il Protein Repair. Questo è un olio bifasico con olio di mandorle dolce all'interno. Questo è terminato, ho comprato la versione aggiornata, che è praticamente la confezione differente. Questo mi è piaciuto moltissimo perché comunque mi aiuta a idratare i capelli dopo la doccia. Io quindi faccio la doccia, lavo i capelli, maschere queste qua e poi quando esco fuori dalla doccia applico questo qui. Appunto mi sta aiutando molto nel tenere i capelli più idratati e recuperare i danni che avevo fatto. E quindi appunto come detto l'ho ricomprato. Da Douglas, non mi ricordo quanto costa, credo forse una decina di euro, forse un pochino di più. Sempre per i capelli, ho terminato e non ricomprerò perché l'ho trovata assolutamente inutile, la maschera Supreme Purifica il volume della Head & Shoulders, questa qui. A parte la confezione è indecente perché ha una, non so, ha un packaging orrendo, sotto la doccia scivola e inoltre non si riesce a spremere tutto il prodotto, credo che sia la confezione peggiore che ci possa essere. Però comunque appunto, come detto, non ho trovato alcun vantaggio in questo balsamo che quindi appunto non ho ricomprato. Ho abbandonato perché comunque causava allergia a Marco, cioè gli dava fastidio e iniziava a far prudere il naso,
quindi causava allergia a Marco, della Garnier Fructis, l'aloe vera Hydra Bomb. Questo è un prodotto insieme a tutta la linea che a me piace molto, l'ho utilizzata per molto tempo fino a quando appunto non ha scaturito queste ripercussioni sul mio povero marito e se non ci fosse appunto lui l'avrei sicuramente ricomprata, anzi l'avevo già ricomprata comunque nel corso del tempo ripetutamente e quindi al momento però è stato abbandonato. Ho terminato della Kiko la Soft Focus Compact, il fondotinta wet and dry, il fondotinta minerale wet and dry. In realtà ce n'è una pochissima quantità, ma ho deciso di non utilizzarlo più perché la confezione è oscena, cioè nel senso, io non so cosa ha questo tipo di plastica, ma è diventata appiccicosa e sinceramente mi fa abbastanza schifo. Per lo stesso discorso, ho abbandonato sempre della Kiko la cipria cotta minerale. Quindi questa qui, questa in realtà ce n'era molto, ce n'è ancora molto di prodotto, però uno la colorazione non lo so, forse l'ho sbagliata io, ma in ogni caso è leggermente troppo chiara anche per l'estate, anche per l'inverno, però non riesco a tollerare questa plastica che è appiccicosa e non riesco a pulirla. Un prodotto che continuo a ricomprare con costanza e di cui ho una collezione disumana nella mia cassettiera dei backup sono le salviettine struccanti di Primark. Le trovo ottime, ne ho sempre un pacchetto in borsa e le utilizzo quando magari sono in giro, voglio darmi una rinfrescata al viso non truccandomi quasi mai, le passo, mi do una rinfrescata al viso, tolgo magari che ne so, il sebo in eccesso e tutto quanto e comunque torno fresca tra virgolette e mi piacciono tantissimo e appunto continuo a ricomprarle perché poi comunque hanno un prezzo molto vantaggioso, di solito una confezione da 3, da 2 la paghi 1, 2 euro e comunque la qualità c'è. E poi ho terminato uno dei miei smalti preferiti, la 552 Rubis Folie della L'Oréal, questo qui. È uno smalto che io compro, ricompro, ricompro, ricompro perché mi piace tantissimo. Ho terminato anche della Essence il Top Coat Evershine, questo qui. Mi piace perché comunque crea sull'unghia una padella molto luminosa. A volte i top coat sono un pochino spenti, questo invece è bello luminoso e dà molto l'effetto gel. E mi piace tanto, non ha una sciolatura così veloce, però un po' di pazienza, mi metto così e si va. E poi non mi è piaciuto invece della Dove, della linea Nourishing Secrets, questo qui, il bagno schiuma al matcha green tea e fiori di ciliegio. Ora, io questo odore di cui io vi sto parlando, l'ho sentito spesso andando alle conferenze stampa delle forze dell'ordine in cui magari effettuavano dei sequestri di sostanze particolari, sostanze verdi particolari, piantose, in cui c'era appunto questo odore. E questo mi ricorda proprio quella profumazione, quella di quella erbetta particolare. E quindi mi è piaciuto, cioè io non mi posso fare la doccia con una cosa che mi sa di sostanza strana, quindi no, non mi è piaciuto per niente. E basta, questi sono i prodotti terminati dell'ultimo periodo, c'erano ovviamente tanti prodotti di cui vi ho già parlato ripetutamente che non torno un'altra volta a parlarvi perché appunto vi ho già dato un feedback su quei prodotti e ne sto provando anche altri nuovi nel frattempo perché ho cambiato un pochino di routine per quanto riguarda la cura dei capelli, quindi di quello ve ne parlerò poi più avanti. Detto questo, vi saluto, se avete qualche commento lasciatemi un messaggio qua sotto, vi ricordo i social dove potete appunto trovarmi, seguirmi, anche lì mandarmi un messaggio, commentare le foto, mettere un mi piace alle foto. E detto questo, vi saluto. Al prossimo video. Ciao!